Amici telespettatori, ben ritrovati. Arriva a conclusione il nostro breve viaggio che in 4 settimane ci ha portato a conoscere la politica di coesione, che è la principale politica di investimento dell'Unione Europea. Un programma che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Together for Cohesion, progetto dell'Assemblea delle Regioni Europee, cofinanziato dalla Commissione Europea, che mira a sensibilizzare e coinvolgere i principali destinatari, abitanti e gruppi di interesse del territorio, sull'uso e sui benefici della politica e dei fondi di coesione dell'Unione Europea. Se ci avete seguito nelle puntate precedenti, avrete sicuramente capito come la politica di coesione, che vuole ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, sia molto vicina alla nostra quotidianità. E la puntata di oggi presenta 2 esperienze legate all'utilizzo dei fondi europei, coinvolgendo 2 stakeholder d'eccellenza e rappresentativi rispettivamente del mondo del turismo e dell'agricoltura. 2 progetti che tra loro hanno una relazione forte e testimoniano che il raggiungimento dello scopo progettuale è solo l'inizio di una serie di effetti e azioni a catena che si disseminano sul territorio nel tempo. Il primo progetto che vi presentiamo è Turnat, legato al progetto Life 10, commissionato dalla provincia autonoma di Trento a TSM. Vediamo di cosa si tratta. Il progetto si chiama Life 10, dove 10 sta per Trentino Ecological Network. È un progetto per la costituzione di una rete ecologica multiuso all'interno del Trentino, sostenuto dalle reti di riserva, che sono questi soggetti a livello territoriale che si occupano di protezione e di tutela attiva dell'ambiente e della biodiversità. Questo progetto molto importante, appunto, è stato finanziato per circa 900.000 euro che sono arrivati appunto alla provincia per la gestione delle attività legate a questo progetto e ha portato alla costituzione di numerosi progetti che avevano come obiettivo principale quello di armonizzare anche le politiche di sviluppo economico, in particolare lo sviluppo rurale e anche lo sviluppo turistico, con la conservazione della natura, che è un tema molto importante, considerando anche che il Trentino, circa il 35%, un terzo della superficie del Trentino, è sottoposto a tutela ambientale, quindi è molto importante appunto valorizzare questo importante patrimonio che noi abbiamo, anche in una chiave però di sviluppo turistico e di sviluppo rurale e di sviluppo socio-economico. TSM ha ricevuto un incarico dalla provincia di sviluppare una strategia di turismo sostenibile per le aree protette. Questa strategia è stata chiamata Turnat, Turismo Natura. E questo progetto appunto è una strategia provinciale che cerca di dare delle indicazioni comuni, una strategia ombrello per tutte le aree protette del Trentino, per uno sviluppo del turismo in chiave sostenibile. Turismo sostenibile vuol dire tante cose, vuol dire chiaramente da un lato ridurre gli impatti della presenza turistica, perché il turismo comunque, anche se non ce ne accorgiamo molto, produce degli impatti anche negativi sul territorio, perché numeri importanti di turisti che raggiungono il territorio con i mezzi propri, eccetera, evidentemente producono anche degli impatti negativi. Quindi uno degli obiettivi di questa strategia era capire come ridurre gli impatti negativi, ad esempio lavorando sul tema della mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile è un elemento molto importante anche per la qualità dell'esperienza turistica che fanno gli ospiti sul territorio, che se trovano delle buone proposte di mobilità sostenibile fanno anche volentieri a meno della propria auto, del proprio mezzo privato, contribuendo appunto a migliorare anche la qualità ambientale, la qualità dell'aria, il traffico e quant'altro. La strategia cercava poi di migliorare l'esperienza turistica dell'ospite, cioè come il Trentino delle aree protette si propone all'ospite. Che tipo di esperienza proporre all'ospite? Abbiamo scoperto, facendo questo lavoro, che la natura è un giacimento straordinario di possibili esperienze. Tendiamo magari a pensare alla natura come un bello scenario dove ambientare le nostre vacanze, ma in realtà, conoscendo la natura e la biodiversità del Trentino, perché il Trentino è un territorio straordinario da questo punto di vista, si possono fare delle esperienze molto significative. Ad esempio, nell'ambito del benessere naturale. Sappiamo, perché ci sono tanti studi
che lo dimostrano, che camminare ad esempio nei boschi o fare delle attività all'interno delle foreste, dei boschi, ha degli effetti molto positivi dal punto di vista psicofisico, e quindi quello è un filone molto interessante eventualmente da sviluppare. Un altro filone potrebbe essere anche quello di sviluppare le vacanze non soltanto nelle alte stagioni, ma valorizzando le cosiddette stagioni di spalla. Le stagioni di spalla sono la primavera e l'autunno, che hanno degli elementi naturalistici molto molto suggestivi, ad esempio le fioriture o la coloritura dei boschi durante l'autunno. Sono elementi potenzialmente molto interessanti da proporre come esperienza turistica. Passata l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, si sa che la natura sarà la grande protagonista del prossimo futuro. Ce lo dicono i protocolli di comportamento attivati per l'emergenza sanitaria. Stare distanziati, cercare spazi aperti. La natura del Trentino in particolare, può davvero offrire tanto sotto questi aspetti. Molte persone hanno contribuito alla definizione di questa strategia, che ha portato alla creazione di un documento condiviso dalle aree protette del Trentino. È molto interessante vedere che effettivamente questo documento ha costituito un punto di riferimento importante per la progettazione poi del turismo all'interno delle aree protette. E se oggi guardiamo all'offerta turistica che le reti di riserva fanno, i parchi fanno, è possibile notare e trovare tracce di questo progetto che abbiamo fatto. E vedere che effettivamente la natura sta diventando una grande protagonista interessante all'interno delle aree protette, che ha contribuito anche ad innovare l'offerta turistica del Trentino, mettendo appunto la natura al centro. Come detto all'inizio, la provincia autonoma di Trento ha dato incarico a TSM di sviluppare una strategia di turismo sostenibile per le aree protette. Perché è stata scelta proprio TSM? TSM è la scuola di formazione della provincia, dell'università e della regione, nata più di 10 anni fa. TSM ha come missione quella di contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro territorio, appunto attraverso la formazione, la ricerca e intervento e in generale lo sviluppo diffuso delle competenze. TSM agisce attraverso delle unità strategiche a seconda della formazione e degli interventi che vuole fare. Una di queste è proprio l'area dedicata al turismo, che è quella coinvolta nel progetto Turnat. Il progetto si rivolge, ha l'obiettivo di sviluppare il turismo sostenibile nelle aree protette del Trentino, e quindi TSM non poteva non partecipare. Ed ora parliamo del progetto europeo Eco Wine Goals, che punta a individuare buone pratiche, strumenti e piani d'azione per la conversione dei vigneti verso sistemi di gestione a basse emissioni. La provincia di Trento vi ha aderito lo scorso mese di marzo e si occuperà, attraverso il Servizio Politiche e Sviluppo Rurale con l'Ufficio per le Produzioni Biologiche, delle pratiche agroecologiche nel vigneto. Nel dettaglio verranno individuate delle aree pilota in particolari zone di interesse viticolo del Trentino e attuate delle pratiche agroecologiche condivise da tutti i partner di progetto. Attraverso l'attività di monitoraggio e di rilevazione di indicatori ambientali, produttivi ed economici e la successiva analisi dei dati ottenuti, verranno elaborati i documenti strategici e i piani d'azione che i partner si impegnano a portare avanti nel lungo periodo. Vediamo il servizio. La viticoltura intensiva fa sorgere delle problematiche importanti in agricoltura. Si va dalla perdita di fertilità del terreno, alla perdita di sostanze organiche dei suoli, all'inquinamento delle acque e dell'aria, ad una serie di emissioni nocive nell'ambiente. Per modificare questa situazione è nato il progetto Eco Wine Goals. Il progetto ha l'obiettivo di attuare una transizione agroecologica nel vigneto, di tutelare il paesaggio e di attuare una governance partecipativa tra i paesi europei coinvolti in questo progetto. Il progetto Eco Wine Goals è un progetto di cooperazione transnazionale europea che è stato approvato e finanziato dal programma Interreg Adrion della regione Adriatico-Ionica e vede partecipe la provincia autonoma di Trento insieme ad altri 5 stati membri che sono la Croazia, la Slovenia, la Grecia, il Montenegro e la Serbia.
con l'obiettivo di attuare una transizione agroecologica nel vigneto, di tutelare il paesaggio e degli habitat delle zone fragili del vigneto e di attuare una governance partecipativa tra i paesi coinvolti in questo progetto. Buone pratiche agroecologiche, così si può riassumere quanto la provincia cerca di far attuare agli agricoltori per migliorare e promuovere la sostenibilità nel vigneto e prestare maggiore attenzione all'ambiente. La provincia autonoma di Trento ha deciso di stilare una serie di liste, una lista con una serie di buone pratiche agroecologiche che poi verranno attuate in vigneto dagli agricoltori e attraverso una serie di buoni indicatori che sono di natura economica, sociale, produttiva e culturale, si attuerà questa transizione agroecologica per migliorare e promuovere la sostenibilità nel vigneto e prestare maggiore attenzione all'ambiente. Verranno poi elaborati questi indicatori e attraverso una serie di documenti strategici e una serie di piani d'azione, diciamo, che permetteranno di arrivare appunto ad attuare questa transizione agroecologica e di tutelare appunto il nostro paesaggio. Come detto all'inizio, la viticoltura intensiva fa sorgere delle problematiche importanti in agricoltura. Occorre quindi cercare di porre rimedio a questa situazione che nel tempo potrebbe provocare ulteriori danni ad un sistema ambientale già compromesso. Nasce da delle problematiche che la viticoltura intensiva del giorno d'oggi provoca all'ambiente. Infatti ci sono tutta una serie di problematiche legate alla perdita di fertilità del suolo, una perdita di sostanza organica dei suoli, un inquinamento di acqua e di aria e una serie di emissioni nocive nell'ambiente. Per cui noi vogliamo ridurre questi input chimici e dare spazio alla natura, diciamo. Il progetto è partito come progetto pilota in Valle di Cembra, ma avrà un ulteriore sviluppo in un'altra zona del Trentino con caratteristiche ambientali diverse. Sì, nasce come progetto pilota l'area della Valle di Cembra e successivamente verrà presa in considerazione anche un'altra area del Trentino, diciamo più pianeggiante, perché qui in Valle di Cembra vediamo un ambiente impervio, difficile da coltivare, dove vediamo appunto i vigneti che sono coltivati in zone ripide, la meccanizzazione è molto ridotta e dall'altra parte vogliamo fare un confronto invece a una zona più pianeggiante in cui la meccanizzazione è più facile e proprio per vedere e differenziare il territorio e capire quali sono le problematiche e i punti di forza. Io sono una figlia di un agricoltore trentino e contadino della Valle di Cembra e quindi questa problematica mi sta molto a cuore e anche uno dei motivi per cui vogliamo effettuare questo progetto in quest'area pilota è appunto cercare di portare al territorio un valore aggiuntivo di questa valle. Il territorio della Valle di Cembra è una cartolina già di per sé. La posizione spettacolare e ardita dei vigneti lascia a bocca aperta chi si inoltra in questa zona del Trentino. Il progetto vuole dare un ulteriore valore aggiunto a questo già splendido territorio. Noi appunto sul paesaggio, proprio come sia come enti pubblici, come comune, ma anche come operatori privati, siamo impegnati in un percorso proprio per cercare di valorizzare questo paesaggio ed avere dei riconoscimenti che certifichino la qualità del paesaggio. Proprio in questi giorni abbiamo sottomesso un dossier al Ministero per la richiesta di entrare, per candidarci ad entrare nel registro dei paesaggi rurali storici e questo sarà, diciamo, oggetto di valutazione nelle prossime settimane da parte dei commissari dell'Osservatorio Nazionale dei Paesaggi Rurali. E durante la stesura di questo dossier è emerso come di fatto il paesaggio rurale si sia mantenuto in buone con una certa integrità di paesaggio proprio dagli anni 50 ad oggi e appunto l'obiettivo e quello che è emerso è anche un elevato valore del cosiddetto agroecomosaico, cioè di tutti gli elementi naturali che si insediano all'interno dell'elemento vigneto che è il più coltivato, insomma.
siamo stati contattati dal servizio sviluppo rurale, ufficio produzioni biologiche, per prendere parte a questo progetto Eco Vine Goals, che comprende appunto diversi partner, non solo un paio italiani, alcuni lungo la dorsale dei Balcani e la Grecia. E l'obiettivo è quello di individuare delle buone pratiche, pratiche cosiddette agroecologiche da implementare nel vigneto per diciamo sostenere, per migliorare quella che è la sostenibilità globale delle produzioni e diciamo far sì che appunto ci sia maggiore attenzione all'aspetto appunto ambientale. Il ruolo del viticoltore non è solo quello di produrre appunto vite, ma come vediamo appunto nel paesaggio in cui siamo immersi è anche quello di creare paesaggio e di determinare la qualità del paesaggio e dell'ambiente appunto in cui ci troviamo. Quindi ha un ruolo che va al di là della semplice produzione di uva, ma determina poi quella che è la qualità dell'ambiente per tutta la collettività. E così siamo arrivati al termine di questo ciclo di trasmissioni dedicate alla politica di coesione europea. Grazie al progetto Together for Cohesion dell'Assemblea delle Regioni Europee, cofinanziato dalla Commissione Europea, per averci permesso di realizzare questo breve ciclo di trasmissioni. Grazie per averci seguito, un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima occasione.